Puoi guidare più veloce, per favore? Chiedi nervosamente al tassista. Arrivi in aeroporto e prendi velocemente le valigie dal bagagliaio e, mentre sudi freddo, ti dirigi all'interno. Vai a sbattere contro la gente, scusandoti di volta in volta, e finalmente sei sull'aereo. Dopo poche ore giungi allo yacht che ti sta aspettando al porto e solo dopo aver visto la riva che si allontana sempre più ti calmi. Finalmente la tua vacanza alle Bahamas è iniziata. Ti sdrai e chiudi gli occhi. Che pace! Il leggero dondolio dello yacht ti risveglia. Non sai esattamente quanto hai dormito, ma il sole sta lentamente calando dietro l'orizzonte. Ti godi un magnifico tramonto rosso, ma dopo un minuto ti rendi improvvisamente conto che non vedi la riva. Corri sul ponte, guardando da una parte all'altra. L'oceano infinito è ovunque. Sei felice di sapere come condurre una barca e ti dirigi in plancia. Guardi la bussola e vedi che la freccia sta girando all'impazzata. Le Bahamas, l'oceano Atlantico, la bussola. Aspetta un attimo. Oh no. Sei nel triangolo delle Bermuda. Hai sentito molte storie su questo posto. Mostri marini, una base extraterrestre, loop temporali e Atlantide. Ma bisogna crederci. Vediamo quali di queste teorie sul triangolo sono vere. Dunque, la bussola, il GPS e internet sono del tutto inutili. Tutti i dispositivi elettronici non funzionano e non riesci nemmeno a far partire il motore. C'entrerà qualcosa il triangolo delle Bermuda? Una delle rotte marine più popolari passa attraverso il triangolo delle Bermuda. Ogni anno tantissime navi passano da qui e dal XIX secolo solo 50 navi sono scomparse. Ci sono posti sul pianeta dove sono sparite molte più navi e se ci fossero seri problemi con la navigazione, le navi non passerebbero più di qui. Molto tempo fa le bussole non funzionavano nel triangolo perché le linee dei due poli coincidevano. Il nord vero e il nord magnetico. Se ti trovi in questo punto, la bussola si comporterà in modo strano. Ma il nord magnetico si sposta costantemente e ora è ben oltre il triangolo. Lo yacht è a posto e anche i dispositivi elettronici funzionano. Il problema è che non avevi spento il motore e il carburante è finito. Chiami i soccorritori e ti dicono che arriveranno presto. Poi senti un rumore a bassa frequenza provenire dalle profondità dell'oceano. Si sta facendo buio e noti un bagliore luminoso provenire dall'acqua. Poi, a pochi metri di distanza, un enorme raggio di luce esplode dall'acqua e vola nel cielo. Un altro raggio fuoriesce dall'altro lato dello yacht. Le stelle nel cielo scompaiono. Sembra che un enorme blaster stia sparando colonne di plasma nel cielo. Un cerchio di luce appare intorno allo yacht. Diventa sempre più luminoso e una carica di energia spezza lo yacht in due. Ti metti il giubbotto di salvataggio e ti butti in acqua. Una luce si forma proprio sotto di te ed è tutto finto. Una delle teorie più popolari è che il triangolo delle Bermuda fosse il luogo dove si trovava l'antica città di Atlantide. Le persone che ci vivevano usavano una forma di tecnologia che non ha rivali con la nostra. E tra queste c'erano dei cristalli di energia. Generavano energia e alimentavano tutta Atlantide. La città è affondata e i cristalli continuano a rilasciare raggi di energia direttamente dal fondo del mare. Questa leggenda è apparsa intorno alla metà del XX secolo, lo stesso periodo in cui sono iniziati molti altri miti popolari sul triangolo. Ti siedi nella tua cabina e aspetti i soccorritori. Lo yacht dondola, sta arrivando un temporale. Guardi fuori dallo blò e cerchi di capire quanto sia grave, ma non vedi niente. Qualcosa di scuro e appiccicoso si è attaccato al vetro esterno e questa cosa si sta muovendo. È un enorme tentacolo. Sono ovunque, aggrappati a tutto lo yacht. Senti le assi dello yacht che si spezzano e corri sul ponte. C'è un forte temporale e un enorme calamaro è fuoriuscito dall'acqua. Avvolge i suoi tentacoli attorno allo yacht e lo tira giù. Non riesci a muoverti dalla paura. Anche questa non è realtà. Sì, i calamari giganti esistono, ma sono dappertutto e non sono in grado di affondare grandi navi. Non ci sono prove che il Kraken o altri mostri vivano nelle profondità del triangolo. Da qualche parte, molto lontano, noti una nave. Finalmente i soccorsi. Ti siedi sul ponte, prendi qualcosa da bere e aspetti in silenzio. Fu mai scoperto. Una leggenda suggerisce che le onde anomale siano responsabili di molte sparizioni.
Le onde canaglia sono chiamate dagli scienziati onde di tempesta estreme. Si verificano quando diversi schemi meteorologici hanno luogo nello stesso momento e causano grandi onde impreviste che possono raggiungere fino ai 30 metri di altezza. I testimoni affermano che queste onde sembrano giganteschi muri d'acqua. Ecco una prima spiegazione del perché le navi affondano velocemente e senza lasciare traccia. Joshua Slocum era un marinaio di grande talento. Fu il primo a navigare da solo intorno al mondo. Ma purtroppo non era all'altezza del Triangolo delle Bermude. Nel novembre 1909, Slocum salutò la moglie e partì per uno dei suoi viaggi invernali verso le Indie occidentali. La moglie ne denunciò la scomparsa dopo diversi mesi passati senza alcun contatto. Si dice che abbia fatto scalo a Miami per rifornirsi prima di scomparire. Nel 1945, 5 aerei TBF Avenger decollarono per un'esercitazione intorno al Triangolo delle Bermude. Nel bel mezzo dell'esercitazione, gli aerei vennero colpiti da una pioggia intensa e forti venti, nonostante le previsioni non riportassero rovesci. Le avverse condizioni meteo disorientarono i piloti, che comunicarono alla base un'avaria al sistema di navigazione. L'ultimo messaggio ricevuto dalla base fu: «Quando il primo aereo scende sotto i 10 galloni, scendiamo tutti insieme». E poi silenzio. I 5 aerei e i loro 14 passeggeri non furono mai più visti né sentiti. Nel suo primo viaggio verso il Nuovo Mondo, nel 1492, Cristoforo Colombo navigò attraverso il Triangolo delle Bermude. Colombo riferì che una notte, mentre era sul ponte della nave, notò una luce gigantesca apparire in lontananza, diversa da qualsiasi cosa avesse mai visto. Colombo scrutò la sua bussola per marcare la rotta, ma notò che forniva indicazioni errate. Avrai notato che il Triangolo delle Bermude non appare su nessuna mappa. Questo perché le istituzioni ufficiali rifiutano di riconoscerne l'esistenza. Nel marzo 1918, con un equipaggio di 306 persone, la USS Cyclops salpò dalle Barbados per dirigersi verso Baltimora. La rotta della nave prevedeva l'attraversamento delle Bermude. Anche questa non venne più trovata. La Cyclops non lanciò mai alcun segnale di pericolo e scomparve senza spiegazione, diventando così la più grande nave scomparsa nel Triangolo delle Bermude. Nessun relitto è mai stato trovato. Il viaggio è iniziato come tanti altri. La nave cargo SS Cotopaxi sta facendo un altro viaggio verso La Habana, Cuba, per consegnare del carbone. È il 29 novembre del 1925. Per il capitano Meyer e il suo equipaggio, dopo aver lasciato il porto di Charleston nel sud della Carolina, sarà l'ultimo viaggio. Dovevano attraversare il famigerato Triangolo delle Bermuda. Due giorni dopo l'inizio del viaggio, la Cotopaxi ha inviato un segnale di soccorso. Si era ritrovata nel mezzo di una forte tempesta tropicale e la nave si era girata su un lato. Il vento era molto forte e c'erano molti fulmini. Pian piano la pioggia ha riempito la stiva della nave. Poi ci fu un lampo brillante e la nave è scomparsa senza lasciare alcuna traccia. Successivamente il relitto è stato ritrovato nel deserto del Gobi, che si trova dall'altra parte del mondo. Tutti i 32 membri dell'equipaggio, compreso il capitano, erano scomparsi. Ovviamente la parte riguardante il deserto del Gobi è inventato. Per uno dei suoi film, Steven Spielberg ha avuto l'idea che la nave fosse stata spostata in quel luogo dagli alieni. Ma nella vita reale la nave non è mai più stata ritrovata. E l'equipaggio è veramente scomparso. È stata dichiarata scomparsa ufficialmente un mese dopo e nessuno è riuscito a trovare il relitto. Questo sembra un classico caso di come cose strane succedono nel Triangolo delle Bermuda. Ma prima o poi la maggior parte dei misteri viene risolta e nel 2020 è successo per la Cotopaxi. Un uomo di nome Michael Barnett si era trasferito in Florida per studiare i naufragi al largo della costa. Un relitto in particolare ha attirato la sua attenzione. Era molto più grande degli altri e gli abitanti del luogo lo chiamavano Burr Wreck. Si trovava a circa 65 km da St. Augustine, nella Florida del Nord. Ma nessuno era mai riuscito a identificare la carcassa arrugginita. Così Michael ha svolto un po' di indagini. Ha misurato il relitto e ha iniziato a lavorare con tutte le informazioni che riuscì a trovare. Studiò centinaia di vecchi giornali, cercò tra vecchi registri assicurativi e esaminò i reperti trovati nel relitto. Dopo centinaia di ore di duro lavoro, Michael era sicuro, era la Cotopaxi, ma si vociferava che un paio di anni prima quella nave fosse già stata ritrovata al largo delle coste di Cuba.
la guardia costiera aveva trovato il relitto di una nave cargo di circa la stessa dimensione della nave scomparsa nel 1925. Poiché il triangolo delle Bermude non è un luogo riconosciuto, non esiste una esatta misurazione della posizione o dell'area. Alcuni credono che si estenda per circa 1,3 milioni di chilometri quadrati intorno alla zona delle Bermuda. Altri ritengono che sia grande circa 3,9 milioni di chilometri quadrati. Il triangolo delle Bermude si trova in una delle rotte più trafficate del mondo. Alcuni scettici credono che questo risolva il mistero. Statisticamente, più la zona è trafficata, maggiore è la frequenza di incidenti e sparizioni. Ma se questo ha senso, dobbiamo precisare che non è la frequenza delle sparizioni che è responsabile del mistero del triangolo delle Bermuda, quanto la mancanza di spiegazioni o di relitti trovati. Il triangolo delle Bermude ospita il punto più profondo dell'Oceano Atlantico, il Milwaukee Deep. L'area ha una profondità massima di oltre 8.200 metri, uno dei punti più profondi dell'oceano, decisamente lontano dal record della Fossa delle Marianne, con 10.700 metri. Ma l'enorme profondità potrebbe spiegare perché siano stati trovati così pochi relitti. Il triangolo delle Bermude è situato in una zona con grande variabilità meteorologica. Le tempeste si accumulano rapidamente e inaspettatamente per poi scomparire. Questa situazione spiegherebbe la difficoltà degli equipaggi a lanciare segnali di soccorso. Il meteo cambia troppo velocemente. Sempre nell'anno 1800, la nave USS Insurgent stava perlustrando l'area quando si fermò brevemente in una base costiera prima di ripartire. Quella fu l'ultima volta che la USS Insurgent fu vista. Secondo quanto riferito, una incredibile tempesta colpì le Indie occidentali in quel periodo. È possibile che la forza della tempesta sia stata così grande da aver causato l'affondamento sia della USS Insurgent che della USS Pickering, scomparsa nello stesso periodo. Come per la Pickering, nessun relitto di